ma non ti sento. Mi sentite? Prova, prova. Ragazzi, mi sentite in live? Perché io ad esempio non sento più Andrea. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite, ragazzi? Mi sentite in live? Perché io non vi sento, cioè io non sento più Andrea in realtà. Disconnesso dal server RTC. Ok. Andiamo un attimo. Mi sentite? Sì, adesso sì, adesso Mi sì. si è disconnesso dal canale vocale? Ciao. In live mi sentite? Ciao Vince. Sì, Ciao io ti Vince. sento. Ti sento di sicuro. Ok, perfetto. Penso di Ok, sì, amico. grazie Sono. ragazzi. Ho un po' di problemi di rete oggi. Già prima della live era cascata rovinosamente la rete alle 2 e infatti c'era il rischio di doverla rimandare. Ringraziamo i tuoi fornitori di servizio che hanno Esatto. comunque ripristinato il tutto in poco tempo. Esatto. Ok. Intanto installiamo una cosa, facciamo un bel proxy. Facciamo Ok. un proxettino, dai, facciamo così. Twitch client, facciamo un Twitch proxy, Twitch client proxy. Twitch client proxy. Un ufficio con aria confezionata addirittura Pasquale, non condizionata, è addirittura confezionata, spettacolo. Ok. Hai anche i piedi sulla scrivania. Mamma mia. Fantastico. Deumidificata. Fantastico, fantastico, fantastico. Allora, io sto Vince, poi ne pensando. parliamo. Allora, È il vediamo un attimo. paradiso. Ma ok. Grande video qua da 30 gradi. 29 Mamma mia, io sto morendo tra l'altro. oggi. Yeah, sono veramente Private caldissimo. read only Twitch client. Aiuto, ragazzi. Client, in realtà questo potrebbe essere. Praticamente hai dovuto installare qualcosa di particolare per fare il proxy? No, ho banalmente preso il. Ho banalmente aggiunto il pacchetto Twitch Client al progetto e mi creo io una classettina di proxy, fine. Ah, perché è un progetto separato Sì, questo. esatto. Ho capito. Ho capito, Initialize client. In realtà. Il client si dovrebbe, a questo punto, questa classettina che avevamo fatto di configuration, Twitch bot option, la sposto di là. Quindi facciamo ho capito. Sì. Ah, ok. una cartellina nei clients, add in folder, configurations e la chiamiamo Twitch bot options. Niente, ok. Twitch bot options. Questa la possiamo eliminare. Adesso facciamo un po' di refactor, eh? Ok. Adesso facciamo un bel po' di refactor. Perché in realtà questo proxy dovrebbe saper fare qualcosa, cioè quindi in realtà Scama dice vedere Albi, userebbe giusto lui per sentire una capra. Vince, il refactor è quando noi andiamo a riscrivere il codice senza aggiungere funzionalità, ma lo rendiamo più leggibile, più adatto a future espansioni, più meglio, è meglio disegnato. tra l'altro mi ha mandato adesso la Ok. notifica che sono live, quindi probabilmente sono caduto, mi è caduta la live ed è ritornata. Io ti vedo live e non ti ho mai visto cadere. Mi ha perso probabilmente Che OBS strano. allora, probabilmente mi ha perso OBS Può essere, perché ti ho probabilmente. sempre tenuto aperto nella finestra e
Sempre andato. Ok, fantastico. Comprensibile agli altri è più comodo per noi vince. Nel senso che quello che adesso Alberto sta facendo serve per risolvere problemi che altrimenti avremmo avuto dopo, no? Abbiamo un po' anticipato i problemi, Alberto, mi sembra, Esatto, come sì, idea. Potremmo praticamente sì. Poi dirla in questo modo. non è E detto che almeno quando lo funzioni, usavo eh. tutti i giorni in tesi era così smart. Pasquale. Ok, argument an exception, name of options. Ok. E quindi in realtà questo nostro proxy dovrà. Vediamo un attimo cosa faceva lato program, cioè lato service. Noi col client cosa facevamo? Ci registravamo degli eventi. Ok. Che però sono custom, quindi in qualche modo dovremmo fare in modo di registrarli. Poi cosa facevamo? Mandavamo, lo inizializzavamo con delle connection credential e poi in realtà c'è la possibilità di mandare un messaggio banalmente in questo momento Sì, ed giusto. registrare degli eventi anche. Quindi facciamo così, public void configure. Sto pensando una Quindi cosa. Bravo. sostanzialmente qua definisci un livello di indirizzo in più dove puoi comporre delle cose diverse. Remove. Voglio vedere se c'è un metodo per deregistrare tutti gli eventi. Perché sarebbe molto comodo. Non Ti guardo. c'è. Non c'è. Configure. Non c'è? No. Configure client events. E facciamo una action of Twitch client on configuring Però con penso che tutti. Ah, perché tu dici vorrei poterlo togliere praticamente. devo poterli togliere in realtà. E quello è il problema. E in realtà adesso vediamo comunque. Ho una mezza idea. Public void remove client events action of Twitch client on removing events e banalmente questa cosa si fa facendo un on configuring events punto in bocca underscore client. Ok, in realtà questo meglio di no perché voglio mettergli anche un controllino perché se questa me la passa null devi sciupare. Termine Permette di fare un clear all'event handler di .NET. tecnico. Gli event handler di .NET, diceva Scaman, che io sappia non permettono di fare un clear. No, inteso come di registrazione, col meno uguale. Il punto è che magari lui sotto il client avesse un metodo che fosse in grado di capire a quali eventi era registrato e potesse fare del register in automatico. Purtroppo non ce l'ha, ci sta in realtà. Non so se mi sono spiegato con. Sì. Però questo perché tu qua lo vuoi fare su tutti gli eventi, sull'on log, Ti sul spiego così. Posso adesso, esatto. Io adesso ho in mente una cosa. dire una cosa veramente vietata ai minori di 18 Vai, anni? Se vai. metti uguale null non puoi. No. Ok. No, perché non è l'approccio giusto. Lo so, ora dico, sai. Io qua sono a livello mio cugino, cioè non conosco. Client send message Così. qua, Io ho occhio semplicemente. diretto, Semplicemente io qua faccio options punto. C'hanno il name message. Mi sembra così praticamente lo ripalleggio e in realtà il non ti parla client tipo bene. Un attimo solo che mi vai chiamano. sì, Ciao, vai ma. e quindi nel momento in cui io faccio questo, questa sarà la mia inizializzazione del mio bot. Quindi questo qua
sarà un e avrò un logger avrò un logger qua dentro, i logger Microsoft Extension Logging di Twitch client proxy logger private read only. Ragazzi, se avete domande fermatemi, perché io adesso sono in fase sviluppo, quindi no, volevo inizializzare il field. Ok, admin check. Ok, perfetto. Così, questo in realtà io qua dentro gli faccio un public void initialize e vado qua facendo così. Ok, bene, benissimo, benissimo, mi piace, mi piace, perfetto. A questo punto noi dobbiamo aggiungere il riferimento ai progetti e iniziare a sistemare un po' di cose, quindi 1 e 2. Ok? Ok. In realtà il riferimento ai clients lo deve avere anche i commands, perché in base a quello dovrò lanciare dei messaggi. Perché ad esempio l'help command non avrà il Twitch client, ma avrà il Twitch client proxy. Questo in realtà non va più bene. In questo modo io mi creo semplicemente l'help text. Se riusciamo ad avere questa struttura, mi piace. Allora, cosa ho fatto? Ho aggiunto semplicemente i comandi a ai comandi, scusa, il riferimento al mio proxy, e ho fatto in modo che al posto del client Twitch venisse iniettato questo proxy. Questo proxy manda il messaggio poi semplicemente col messaggio, fine. E l'ho aggiunto anche a la parte della console, perché tutta questa parte qua in realtà non mi servirà più, ma adesso andiamo a fare, perché vedete che questo non esiste più, quindi in realtà dobbiamo fare un po' di giri un po' diversi. La togliamo e non compilerà più assolutamente niente, ma adesso andiamo a togliere un po' di cose. Allora, in realtà noi quando creiamo il nostro client tutta questa configure va registrata qua e mi va bene. Sarebbe carino in realtà fare in modo che questa registrazione insieme alla registrazione del proxy, perché services.addSingleton di Twitch client proxy, la faccio qua dentro, ma poi la spostiamo. Il mio service non avrà più Twitch client, ma avrà un Twitch client proxy. Ok, questa parte qui non verrà più fatta, perché nell'initialize Twitch client, no, in realtà non verrà fatta, ma verrà fatta in modo diverso. Verrà fatta in modo diverso perché qua gli dirò underscore client.initialize e poi registro gli eventi. Questi è un register. Guarda adesso cosa faccio, eh? Underscore client.configure client event. Guarda che bella sta sintassi. Gli passo una action, una lambda. Questo diventa C.
Così io all'interno della mia applicazione so, mi registro gli eventi Ok. in cui mi voglio registrare. Stessa cosa qui, quindi underscore client punto remove client events. Adesso però voglio provare. Adesso creiamo il comando, registriamo anche i comandi. Logicamente per C qua, ok? Così si registra. No, ok, ho sbagliato. Adesso dare tutto il computer. Ciao Ciao, Pasquale. ciao Samuele. Boh, cosa La chat Samuele? interessa, sì, la chat è quella di Albi. Samuele, boh, cosa non ti convince? Dov'è il bo? In chat lo vedo, vedo Samuele che ci scrive boh. Sì, nella chat del canale. Ok, non si è riferito al fatto che sembrava che fossi. Ah, che non Non sapevamo sapevamo chi di era chi la era la chat. chat. Ah, Ok, no. fantastico. Esatto. No, la chat è del mio canale, ragazzi. Allora, ok, in realtà sto pensando a come registrare i vari comandi. Perché dovrei fare in modo di registro manualmente al momento, però add singleton. Certo, siamo in live, siamo sullo stage, arrivi che con... Sai Vai, benissimo che hai vieni su i Discord, privilegi del Client. caso. Vieni su Discord che è anche qua services.add singleton di bot.com. Quindi ho la mia bot command factory. Eccoci. Salve, stiamo facendo le cose bellissime. Sto vedendo. Hai Eccoci, visto? Bene. ciao. Ciao, Allora, ciao. adesso. Sinceramente ha sempre affascinato il C Sharp perché mi piace la sua, diciamo, eleganza del codice, possiamo dire così, perché lo trovo molto elegante io, sinceramente. Sì, è Sì. Io vero. sono di parte, però sì. Anche se comunque la pigrizia è quello che mi impedisce di studiarmelo, quindi. Ma guarda che in realtà, cioè, io ho iniziato con C Sharp, ma facendo una borsa di studio, ah, beh, l'istituto zooprofilattico qua a Brescia, ma ti parlo dal 2011, 2012 più o meno. E sono entrato in ufficio e mi hanno detto: guarda, sarebbe carino rifare questo programma qua, rifarlo in C# in .NET. Vai! Senza aver mai visto Grande niente di informazione, C#. direi. Vabbè, Sì, diciamocela per cui senza. Io tutta alla fine. non ho visto niente. TypeScript è la copia spudorata Sì. di C Sharp, quindi alla fine credo non sia così L'ha semplice rifatto utilizzare già abbastanza un kernel simile. script. Sì. Sì, ma Sì, vabbè, la assolutamente. casa produttrice è la stessa, quindi Esatto. alla fine ci sta come cosa. Sì, infatti. E qua in realtà noi possiamo fare var command uguale a command factory punto get command by prefix e punto chat message punto message. Quindi if, in realtà possiamo definire che il nostro chat message inizi con il punto di domanda. Quindi if Sì. k.chatMessage.message.starts with punto di domanda, punto esclamativo, scusate. Se inizia con questo, allora mi esegui il comando. Vediamo se abbiamo fatto giusto, ragazzi, perché command.execute. Sync, chi mi scrive in chat? Siamo giù. No, c'è qualcuno che mi scrive in chat su Skype? No, non sei tu, Andrea. Ok, No, sono io. niente allora. Va bene, sarà altro. Ok.
Questo in realtà è void, però possiamo fare così, async e poi mettere await, in modo tale comunque farlo attendere. Una domanda. Sì. Abbiamo, adesso facciamo andare l'help, ovviamente, però la domanda è: e se i parametri dovessero avere, se i suoi comandi dovessero avere dei parametri? E anche lì poi bisogna capire come fare in realtà. Perché sì, cioè io mi aspetto un comando tipo, boh, non lo so, show, cioè, oppure so, text con ciao mondo. Esattamente. E boh, anche lì bisognerebbe fare in modo che lui sappia magari che comando questo lo deve mappare come stringa intera, e questo lo deve mappare come incomincia con questo. Se Sì. Il comincia lo rimuovi e mi leggi come stringa il resto. resto, quindi praticamente la chiama by prefix che dovrei un po' Esatto, mi immagino elaborarla. di sì. Sì, Mi immagino di sì, assolutamente. ma io adesso lo avvio e proviamo l'help. In realtà mi manca una cosa sull'help perché non abbiamo implementato questo. Facciamo per adesso un help. Così. Cosa dici? Come messaggio. Per adesso mi metto un help appena, così per vedere che funzioni. Poi iniziamo a Ok. ragionare su come strutturare, su come fare il ciclo dei comandi, robe simili. Però Quindi sotto effettivamente sei attivo? io adesso lo mando in debug, così siamo in breakpoint, e provo a mandare Ok. sulla mia chat un comando di help e vediamo Ok. cosa succede. No, ci sono problemi. Error list. Ah, vero. Quando non si fa F5 senza compilare. Prima. Ok. Ci sono degli errori. Abbiamo degli errori. Abbiamo degli errori. Giusto, giusto, giusto. Abbiamo degli errori. Eh sì, perché tutti c'è in client send message. Perché avevi Adesso. cambiato la struttura. Avevo Ok. cambiato l'API, quindi client.connect. È vero, ci manca un metodo di connect. Vero, colpa mia. Quindi immagina come degli args del main, un array di stringhe, se una parametri semplicemente un array vuoto. Sì, Potrebbe anche potrebbe. essere. Sì. Potrebbe essere che banalmente si fa uno split sullo spazio. Sì, e prendi il primo elemento. Prendo il primo elemento e il resto lo joino come stringa o come parametri, come. Ci sta in realtà, eh? Ragionevole. Ci sta, ci sta. Sì. Assolutamente. Tra l'altro tu il parametri ce l'hai già il comando. Perché Cioè. la chiave della tua diciamo la chiave del tuo comando che sta salvata nella factory è proprio help. Sì, Se esatto. fosse help con un parametro, tu potresti Vero? prendere, Sì. togli la stringa, butti via il primo pezzo e poi fai un trim dell'altro perché sono messo due spazi, se no è un casino. E Esatto. poi con lo split hai i parametri. Allora, Non dovrebbe essere io sto difficile. avviando in debug adesso e vediamo se funziona. Vai. Vediamo. Tra l'altro, Visual Studio in debug mi occupa un bel po'. Esatto. La chat che va. Ok. Collegato, si è visto. Help. Vediamo se ci arriva. Oh, qua sono uscite delle esplosioni nucleari. Mamma mia, cosa succede? Ho message received, ma mi sto ascoltando. Sto ascoltando l'evento. L'evento? Giusto. Giusto? Ma è on message received? Esatto. Aspetta. Non sta andando. Non è l'evento giusto, secondo me. Message received. No, in effetti sì. Ho messo send. Ah. Penso received sia per forse quelli privati? Può darsi, non lo Sono i so. whisper. C'è whisper received e c'è message received.
Sul sentono? Esatto, send message, vediamo un attimo che struttura è. Uff, Vediamo. message, in realtà è un po' più display name. Però il message c'è. Facciamo così. Secondo me quel messaggio lì era sfasato. Assente, non risida. Adesso vediamo. On message sent meno uguale. Questo mettiamo. Sì, questo lo commentiamo. Questo per il momento lo commentiamo, ma effettivamente anche prima non avevamo ricevuto niente con gli utenti che avevano scritto in chat. Vero, vero, vero. È molto strano se l'hanno chiamato così, perché non è. Io provo così in realtà. Adesso vediamo, vediamo. Sì, non mi piace molto l'API in realtà così, però. Ok. Oh, e infatti. Inizia con quello? No. Infatti, help. Ha ricevuto un messaggio? A quanto pare, no. Però io lì vedo help. Eh no, ma io in chat lo vedo, ma io non mi si ferma il breakpoint. Ah, non è. Aspetta, provo a mandarlo io. Lemon coding help. Esatto. Niente. È interessante. Sono agganciati i cosi? Sì, perché ti loggano le robe, quindi tecnicamente non è un problema quello. No, esatto. Perché il log funziona, quindi dovrebbe. Mi viene il dubbio che non siano agganciati nel proxy. Configure client events. Scusa, cioè, senza sapere leggere e scrivere. Cioè, se io metto un Sì. breakpoint qua, ci entra, perché io ho dei dubbi. E sì, a quel no, punto lì sì. ci entra. Cioè, l'istanza del client dovrebbe essere sempre la stessa. Hi everyone, qua. Ma qua effettivamente. Ok. Scusa. Se io metto un breakpoint qua e chiamo. No, c'è qualche. Magia, magia, No, proprio magia, magia, direi. ma gli eventi sono registrati perché Eh sì, infatti. non vorrei che entrasse nel register, nello stop async. Proviamo. Vediamo. Scusami se io questo ad esempio, proviamo un attimo. Nell'esempio, io ti faccio vedere, ti recupero Sì. l'esempio di base. Scusami, register. Mi manda il messaggino. Bene, esatto. Ci saranno 27.000 messaggi miei, tipo ciao ragazzi, sono Alberto. No, non vengono deregistrati. Vengono deregistrati nemmeno, perché nel momento in cui faccio così. Mamma mia, ragazzi, aiuto, aiuto, è scappato il leone.
Ma scusa, cioè, ho un po' di dubbi. Esatto, ma che strana cosa è successa? Ho message received. Torna alla vecchia rubrica meme di LinkedIn. Già ben innovativo, in effetti. Mamma mia, ragazzi, ma cioè, scusatemi, cioè adesso io apro un secondo la Twitch Lib. Cioè, Sì. scusate, cioè, allora, client on message received, questa qui, quindi. Che era quello che avevamo guardato l'altra volta alla fine. Sì. Ma infatti non capisco perché non riceve il messaggio. Poi ti fa la registrazione delle Eh callback. sì. Sì, perché entra nel metodo. Nel Certo. metodo. Cioè, nel Quindi metodo di entra lì, join. poi chiama. Certo, perché poi tu chiami la connect perché ne vediamo nel terminale le scritte. Esatto, perché io vedo un client connected e quindi quando io chiamo questo lui mi dice ciao a tutti, sono Alberto. E mi manda il messaggio ed effettivamente io il messaggio lo vedo. Certo. Certo. Però mi sorprende che non vada nel message received. Cioè, Questo è vero. perché è un messaggio ricevuto, non è un messaggio. Oh, ragazzi, che brutte cose. Ma Ma io cioè. credo sia più che altro legato al nome dell'evento di IRC, perciò credo Che sia. tu dici che è un evento di IRC. Però vedi che me dice received. Cioè, vedi che se io. Allora, se io Allora. vado e ti dico se riesco a trovare un help o qualcosa che ho mandato, you are in the maze, ACK, ACK. User state, Twitch join. Ma scusa, io non c'è. Info, Lemon Bot console, another. Join user state. Cioè, io sono sicuro di aver mandato un messaggio. Abbiamo un issue che si è assegnato a Scaman. Dove? Perché non. Messages doesn't trigger our message receive listener. No. That's why you need to use the on-sent message for those. Però vuol dire che ok, però se anch'io lo faccio da fuori, tu sei attivo adesso? Non ancora. Non Ok. ho capito cosa deve fare. On sent message? No. Cioè lui dice on send message sono quelli che lui invia, che tu invii. Ok. Mentre on message received è quello che ricevi da altre persone, diciamo. Quindi io come faccio a registrare i messaggi che mi arrivano? Non ho capito. Scamma, mi giri in No, chat. sì, l'ha girato. Aspettate, lo giro verso qua. Ok. Allora, Allora, qua. da quello che ho letto, perché praticamente siccome tu stai cercando di testare il comando dallo stesso account con cui stai Ok. utilizzando il bot, Sì. il messaggio tu lo stai inviando, non lo stai Ok, ricevendo. è quello Quindi, ok. sui messaggi che invii tu devi utilizzare on message sent. Invece, su quello che utilizzano gli altri, su on message received. Ok, grazie Scamano, ho visto, me l'ha girata anche Andrea adesso. Adesso, a parte Skype che. Va bene, ok, però il fatto è che.
Il problema è che non innovano né uno né l'altro, mi sembra. Esatto, Ah. il problema è esattamente quello. Quello è un bel problema, allora. Questo Perché è un bel problema, mi sta esatto. bene che io, in quanto io, non mi... Ed Vabbè, quello effettivamente... ok. Ma, scusami, cioè... Però lui la prima volta entra. Aspetta un secondo. Se io gli dico... Allora, vediamogli No, show aperto. scusa un secondo, mi viene un dubbio. Noi abbiamo usato il punto di domanda come bot, come prefisso. Non è che magari è registrato dagli bot tipo di Stream Elements di... E quindi lui non lo prende? Help potrebbe essere, in effetti. Se noi... Aspetta un attimo, mi cercano ancora. Sì. Se noi ad esempio gli metto tipo che ne so... un Allora. underscore underscore help a sto punto, giusto? Cioè mi aspetto che questo giro venga fatto così. Quindi io intanto mi metto anche sul bot common factory perché voglio capire come va. Quindi se io adesso mando lo lascio solo un message sent perché così effettivamente dice se inizia con underscore underscore. Vediamo. Vediamo. Perché in realtà a questo punto vediamo solo se no, non mi ha risolto i comandi. Porco cane, va bene. Non mi ha risolto i comandi, interessante. Sto sbagliando a registrare i comandi. Può darsi, vero? Può darsi, perché io ho detto giusto. Giusto. Aspetta un attimo, scusami, ma non Sì. dovresti prendere il comando dal prefisso e non dal messaggio? Perché boh, forse è quello, non so. Non ho capito, scusa. E quando vai, cioè nel on message received, nei eventi, se non sbaglio, utilizzi get command by prefix, che dovrebbe essere, e tu ci metti dentro il messaggio Messaggio? intero? Eh sì. Perché se mi arriva Ok. qualcosa, lui dovrebbe, a rigor di logica, avere un qualche... Ah, perché mo in realtà io mi sono perso la parte dietro, quindi non so bene come Allora, guarda, ti funziona faccio questo. vedere cosa fa, ma banalmente cerca tra i Ecco, aspetta, comandi. aspetta che refresh, perché sto un po' Ah, indietro, ok, quindi. scusa. Ok, ci sono, ci sono. Ok, lui banalmente fa una ricerca tra i comandi registrati come iBot command e per ognuno di questi registra il prefisso del comando e l'istanza del comando. Quando lo va a cercare, cerca Lo sulla chiave di un dizionario banalmente e mi ritorna l'istanza del comando da eseguire. Fine. Sai cosa? Proviamo con l'open underscore. Perché tanto è una convenzione in realtà. però quello che ti voglio dire io, però se tu gli passi tutto il messaggio come prefisso, non ti trova nessun comando, perché alla fine è solo la prima parte del messaggio. Sì, vero. Bisogna un attimino capire quello in realtà, esatto, il fatto che io Ok. cerco di Sì, in questo girare. caso è rilevante Esatto, perché è solo help. sì. Però se qualcuno mettesse qualcosa dopo non troverebbe Vero, nulla. verissimo, ma infatti Lo già ci eravamo segnati la cosa. trovi Sì, buio. Ok. hai ragionissima, è proprio pienamente ragione. Fammi vedere una cosa, se io mi rimando il messaggio... Allora, lui qua avvia. Vediamo innanzitutto se per caso mi registra i comandi. Bestia. Ok, c'è un problema. C'è un problema. Perché l'help non può avere la factory.
Non posso dargli la Potrebbero fartori factory. così? No, perché va in loop. C'ha anche ragione. Ah, ok, perché continua. Sempre che lui ne fa parte, ne dovrebbe far parte alla fine. No, ma infatti è un'altra Dubita. cosa. In realtà la factory dovrebbe utilizzare un altro componente a questo punto che semplicemente si gestisce comandi, cioè si crea la struttura dei comandi al suo interno. Ho capito. Però per adesso va bene così, tanto non è un grosso problema. Cioè, Certo, certo. voglio capire un attimo perché, come arrivarci. Poi le menate architetturali in Sì, realtà sì, 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 sì. le capiamo. Lo poi. Le capiamo. Allora, se io faccio così, qua la registro, ti creo, esatto, ed è l'help. Ok, il prefix è underscore underscore help, benissimo. Quindi se io faccio F5, dovrebbe arrivare il messaggio, esatto. Ok, fammi vedere se io faccio underscore underscore help. Se ne frega altamente. Provo a fartelo io. No, aspetta, perché a te arriva dall'altra callback. Mi hai Ah, ho tormentata. Aspetta, aspetta, proviamo. capito, ho capito, ho capito. Proviamo, proviamo. Effettivamente proviamo, perché potrebbe essere che underscore Però se underscore non arriva. async. Adesso lo riavvio, ce la posso fare Sì. scrivere in italiano. Ma già se riusciamo a fare questa cosa qua, per me è una vittoria. Poi guarda, per quanto Non mi è riguarda, banale. pulisco magari un po' il codice, ma poi la repo la mettiamo pubblica, perché se i ragazzi non Certo, vogliono sì. contribuire. E poi magari io, quando vado in live ancora, vado avanti a smanettarci un po'. Certo. Ok, aspetta un attimo. Vai Dimmi Andrea, quando. prova a inviare. Non riceve niente proprio. È una cosa molto strana, in Questa è effetti. brutta, brutta, brutta. Questa è veramente, veramente brutta. Cioè, vuol dire che non va niente. Guardo un po' anche gli issue. Infatti, sto guardando anch'io. Non c'era niente di particolare. Simple send message. A me viene un dubbio. Così, ma se io questa parte qua la commento proprio spudoratamente, perché qua mi sa che gli dà un messaggio, messaggi nel periodo 750 mi sta anche bene in realtà, è un periodo di throttling che sono 30 secondi, quindi vuol dire che lui probabilmente ha quei 30 secondi di delay. Ok. Proviamo a togliere questa cosa qua, vediamo cosa succede. Perché in realtà non mi piace molto come approccio. Ok, prova Andrea. Vai, Aspetta. vai. È doppio underscore, vero? Doppio underscore. Fatto. Fatto, vedo, mai lo vedo, però non c'è un breakpoint. Ah, perché? Ma non potresti tipo stampare quel messaggio che ti arriva? Ma il problema è che, cioè, lui a quanto pare il messaggio lo riceve, perché lo vedo. Però ho un data receiver. Scusa. No, zero, proprio non. No, infatti Ma mi sono proprio che sembra, non ci sia. ma mi sembra Ah davvero strano, strano, no, perché strano. dovrebbe comunque fermarsi, sembra che non c'entri proprio. Scusami, questo che roba è?
Voglio vedere questo. Ma che roba è? L'ho visto prima. Sent received. Voglio vedere una cosa. Locker.log info. Ah, scusate, e.data. Lui qua si porta presso un po' di cose. Ma adesso voglio mettere un breakpoint qua. Questo lo deregistriamo, logicamente. Vediamo. Questa possiamo toglierla. Il messaggio. Mamma mia, aiuto. Twitch. È il messaggio di Erika, quello lì. Se Vabbè, fallo andare, quello Mamma mia, tanto. everyone, client. Bad state, must be disconnected at least on one channel. Esplode. Esploso. È morto qua. Non È morto. addirittura va in errore, è spudorato. Ma porco cane. Ma Che davvero sono stranezza. allibito. Direi che È strano perché ti vedi comandi in chat, cioè nella console, eppure non riesci a recuperarli lì. cioè, incredibile, veramente, no, non capisco cosa sto sbagliando, Sembra perché... quasi che abbia. Ma qua, una volta che ti sei connesso, poi fai lanci il comando join su Irk, no? Avere Ecco. la cosa forse in automatico? Secondo me sì, però Perché fa tutto, penso, può essere. aspetta che tolgo questa callback, perché in questo momento mi sta creando solo casini e secondo me va in pappa qualcosa. Però secondo me sì, te lo dico subito. Allora, lui qua fa crea credenziali, crea Vedi l'opzione che di connessione. a me il messaggio che mando in automatico arriva, quindi lui la prima volta qua entra. È dopo che non entra più. Qual è il problema? Come se non ricevesse niente dalla. Finish channel, join queue. Allora qua. Però così sembrerebbe che lui non sia in ascolto della chat. Esatto. Quello che dicevo, Prova a fare infatti, un però. join nella on connected. La connect, dove che la fai? Nel metodo c'è il metodo qua. Quindi tu dici qua No. dentro. Cioè, ti serve un metodo connect sul client, poi. Ce l'ho? Non so dove. Ok. E lì devi mandare un comando IRC, join è il nome del canale che vuoi joinare, se Però no la... Lo teoricamente dovrebbe andare in fa in automatico. No, no, automatico. no, 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 perché ai canali ci devi, cioè lo devi joinare tu, non è automatico. Ah, perché uno è la connessione al server. Sì. Dovrebbe andare in autojoin, però penso, eh. Aspetta, vado a Adorno. vedere il codice. Aspetta, aspetta, No, non lo perché... fa. Allora, Non io qua ce credo. l'ho proxy, va bene, però in realtà, vediamo. Connect, no. Vediamo. No, facciamo un join. Join channel. Client. Ma
Cioè, se io quando mi connetto il client faccio join automatico nel metodo del mio proxy? No. Lì, una volta fatta la col. Cioè, io faccio connect e poi faccio join. Come Aspetta, dicono. io ho perché Perché client join punto channel join channel, esatto, e mi va bene perché join options punto channel perché name. mai lì. Che altre opzioni ha? Vediamo un attimo. Devi aspettare la on connected. Ah, devi aspettare la on connected per il join. Ok, quindi facciamo che questo metodo lo si mette a prescindere. Ok, grazie Scaman. Quindi tu dici anche sì, anche Scaman ci scrive che devi aspettare la on connected. Quindi grazie ragazzi. Quindi sono due eventi diversi. Però Parvi voi join, quindi cc client anche punto. qua potrebbe essere una cosa fatta in automatico, cioè nel senso, boh. Ma che probabilmente No, c'è di. Vai, vai, zitta. perché tu, prof, ipoteticamente ti puoi connettere a tutti i canali che vuoi, A tutti i quindi. canali, Vero, ho capito, vero, certo, hai ragione. vero, vero. Perché Cioè. tu fai la connect per autenticarti e basta, vero? Esatto, serve per Ok, e mandare il dopo. password e il username. E quindi poi tu hai il token, e quindi a quel punto puoi usare il token per connetterti a tutti i canali che vuoi, col join. Certo che avere, ecco, ragazzi, un appello a chi scrive librerie. Mettete i commenti al codice, perché se io Ma vado a guarda, vedere una definizione di vero, un vero. metodo e non trovo che cavolo mi fanno i parametri, ecco. Penso che tu non abbia mai visto TMI.js. Sì, ma allora. Quella è un bagno di sangue davvero. Mamma mia. Un Cioè, casino. io potrei Però uccidere. poi smetti di guardarla, cioè non guardi più, capisci che neanche il codice sorgente ti spiegherà cosa fa il codice sorgente. No, 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 no. Io ho provato a vederla una volta così No, per. Non c'ho ti niente da porta alla fare. rassegnazione del dire vabbè, è Sì. andata così, o che ti devo Ma. dire. Infatti che è scritto tutto in, credo, ES5. Sì, è Quindi. tutta roba abbastanza vecchiotta di solito. Allora, vediamo effettivamente, ragazzi, vediamo se avete ragione. Toccherebbe che facessero un bel porting per Deno. Sì, ma Ok. c'era. Eh sì, però non è ufficio, non è quella ufficiale. Lui ha Lo fatto so. il join, vediamo underscore underscore help. No, se ne frega ragazzi. Se ne frega altamente. Se ne frega proprio altamente. Niente. Abbiamo fatto tutti help, abbiamo messo tanta Ho energia nei visto. nostri help, anche Ho Scaman, visto. yes! Però. Però ho in user join. No, ragazzi, non va. Io qua mi sto perdendo. C'ho un po' di. Il fatto che lo vede in logo del brillo riceve Sì, esattamente, bravo. no, Ma e quella è l'assurdità. la cosa assurda è che il primo messaggio che io mando nell'on connected, dove io mando un hi everyone, I am bot username, mi solleva un evento on message sent che io ricevo e entro nel breakpoint. È la volta dopo. Domanda. E se tu, Alberto, intercettassi l'unjoined channel? Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Poi in realtà on Anche per join. capire che è giusto che ci arrivi, insomma. A Infatti, almeno quello. questo punto siamo a questo livello. On channel joined. Sembra tanto il debug, quello che ci facevi in PHP negli anni 90, dove a furia di Vardump e di quelle Sì, assolutamente. robe. No, è che il problema è che quando neanche il debugger fa. Cioè, o meglio, non è che non fa il suo lavoro. Quando non ti entra neanche nel debugger. Ma sai che secondo me è perché lui Anche dice, Whisper. allora c'è un evento, un altro evento che guardavo scorrendo nel codice, che è un chat command received.
come se ci fosse già il supporto per i comandi. Può darsi, vediamo. Ma allora, no, allora a sto punto aspettate un attimo solo. Metto un attimo. Facciamo un. Perché penso proprio a quelli siano i comandi base di Twitch, tipo slash ban, cose così. Ah, Può darsi. Aspettate ok. Hai ragione, un attimo, fatemi vedere una cosa. Bot username joined. sei no. Channel. No, lui considera i punti esclamativi come comandi, quello che inizia con punto esclamativo. Per quello che stavo Però. pensando, magari il punto esclamativo è cosa sua e si pappa. Sì, no, però il doppio underscore sicuramente quello Cioè, cavoli, doppio underscore, non so, se no gli mettiamo un carattere, che cavolo ne so, gli mettiamo la no. tilde e vi sfido a fare la tilde in chat. Boh, adesso io qua ho channel joined. Dai, potevi darmi un minimo di soddisfazione, cavoli, cioè subito così, proprio, guarda. Certo. Mannaggia. Meno male che non ho scommesso niente, se no avrei perso rovinosamente Esatto. proprio. Allora, proviamo adesso. Abbiamo un log su Lone Channel Joined, quindi mi immagino che in realtà, se io lascio aperto la console, dovrei vedere un po' di logger. Non chiamato sfida, esatto. Sono io, Albix, join channel Albix. Ok, quindi in realtà c'è. Niente. Però vedo, punto di domanda, help, lo vedo. Vedo anche l'underscore underscore Però, help. Però non fa nulla, assolutamente nulla. mamma mia, ragazzi. Allora, aspetta. Tu dicevi che c'è anche un c.onCommand. On chat command received. Sì, una cosa del genere. Vediamo, magari. Magari stiamo generando eventi su eventi solo per capire. Ah sì, ma va bene così. Esatto. Chi se ne frega. Command identifier command text. Quindi se io in realtà ti dico. Ma le che va limitano il bot, ma Ma chi se ne niente di frega? che. Ma sì, non so se niente. Mi bannano da Twitch. Crea un nuovo account. Esatto. command text. Sì, lo so, non è un login vero, ma perché mi interessa semplicemente entrare in breakpoint qua. Sì, ragazzi, stiamo facendo una live da praticamente quasi 3 ore. Quasi 3 ore, sì. Join check. Ragazzi, complimenti perché siamo davvero. Cioè, siamo una media di 5, 6, 7 persone a botta. Eh sì. Non è male. Ma No. quindi, se io ad esempio faccio tipo help, proviamo. Non ci credo. Cos'era? Command. Ok. Non ci credo. Aiuto. Aiuto. Perché ho usato il Fatemi vedere. punto esclamativo? Però è perché il doppio underscore non va? Cioè, ma non ha senso. Esatto, cioè non capisco perché. Dovrebbe andare anche quello. Chat message is me. Mamma mia, ragazzi, che brutto. Scusa un secondo, e.command, guarda qua. Command text, command identifier, ad esempio, guarda, c'è C'è anche. già la separazione, Che command text è eh? C'è già la solo help, separazione. esatto. Mentre dovrei andare a recuperare il chat message. Che ha, immagino, un message esatto. Sì, dai, lasciamo punto esclamativo help, che mi sembra sia la cosa più carina. Sì. Direi che
Direi che facciamo un punto esclamativo help. Bravo, Scaman, è esattamente quello che mi sto chiedendo. E qual è il problema? Che non ti arrivano i messaggi della chat. Esattamente Quello è il vero quello. problema. È vero che, ok, abbiamo capito l'arcano, ci sono un po' di eventi che non ci Gli servono in eventi, questo sì, momento, esatto. perché va bene. Però è strano che tu non possa stamparti a video il messaggio che ti arriva, mentre lui te lo stampa. Bravo, Questo è il bravo, problema. bravissimo. Questo è il problema. È proprio quello il problema. E solo che io sto guardando il codice, ma ci sono a parte 300 miliardi di messaggi di tutti i generi. Cioè, Vabbè, ma... servirebbe aver potuto mettere due livelli, uno di basso livello e un'interfaccia solo di alto Sì, ma livello. guarda, magari mi studio un po' la documentazione con calma e magari apro una issue e vediamo se mi rispondono. Sì, può essere una cosa interessante anche per sapere poi come muoversi. Esatto. Tanto ragazzi, cerchiamo di far funzionare almeno l'help e poi vediamo, perché in realtà non ho più idea. Facciamo magari un attimo di refactor gli ultimi minuti, tanto che facciamo due chiacchiere, però Sì. in realtà, Beh, cioè, mi però aspetto comunque che... diciamo che abbiamo fatto una buona architettura, direi sicuramente, quindi questo va più che bene. Poi... Dopo, vabbè, il resto mi sembra dovuto anche al fatto che l'Ebrea è come al solito commentato in modo un po' discutibile. Sì, abbastanza. E punto. Qua c'è il doppio allineamento. Command.chatmessage.message. Ma ti posso proporre un'ultima. C'è un evento che si chiama on message basta? No. No? Ok, niente. Allora non so da dove cacchio salti fuori. Ah, è forse una roba di basso livello? Ok, no. Proviamo, dai, vediamo un Via. attimino. Così. Vediamo. Dopo 3 ore di live, se riuscite a fare questo, è già tanta roba. Ok, lui fa la join. Piace. Quindi se io adesso gli faccio help. Ok. F11. Lui dice, ok, Ok. comma prefix. Help. Contains key. Ok, mi ritorna il comando. Se io faccio F11, ditemi che mi invia. Yes. Fatto, grande, D'altronde grande. siamo senior developer. Grandissimo, grandissimo. Grandissimo. Ah, oddio ragazzi, che parto in realtà, oddio, non lo dovrei dire perché sennò mia moglie mi ammazza, giustamente, perché non... però Beh, perché non dai, ci è, sta. però ragazzi, allora In questo caso è un bel io casino. ragazzi direi che in realtà facciamo un attimo di refactor, perché volevo sistemare un po' di cose, cioè qua ci sono un po' di dipendenze che noi abbiamo che in realtà ci stiamo portando dietro da Ah, qua c'è ancora embed.io che ci aveva segnalato Bon Scaman, che però non stiamo usando per fare le chiamate API, quindi via. Questo in realtà la Twitch Lib non ci serve. Perché non ci serve? Perché ce la portiamo dietro con le altre librerie. Perché ce la portiamo dietro con il nostro proxy. C'è la class library, Ah, io il client, ok. la referenza, quindi ce l'ho a prescindere. Certo. Stessa cosa. Non ho bisogno del client, perché il client è incluso nei comandi. Esatto. Ah, ok. Detto questo, ad esempio, a me piacerebbe che questa registrazione, questa abbiamo visto che serviva a niente. Cioè, io non ho trovato cioè, roba particolare. No, probabilmente sono valori più o meno nei default, quelli lì Ah, immagino. vabbè, comunque possiamo Così a provarlo. occhio. Però in realtà a me piacerebbe, al netto di questa configurazione delle option che ci sta, che tutta la parte dei comandi, e in realtà anche del proxy, stia in un metodo solo, cioè un po' più parlante, tipo services.add twitch client, services.add bot commands.
Come si fa? capito. Si fa con gli extension method. Quindi, ad esempio, partiamo dai comandi. Mi creo una cartellina extensions. Creo un extension method add classe. Una classe che chiamiamo service collection extensions, quindi l'estensione sulla classe service collection. Public sta deve essere una classe statica, deve essere una public static iService collection add bot commands this iService collection services. Di solito l'approccio è questo. Si fa un metodo fluent sulla service collection e qua dentro in realtà gli possiamo portare fuori. In realtà, se facciamo ancora 10 minuti, proviamo ad aggiungere un altro comando a caso per vedere che funziona la registrazione. Tipo, facciamo un comando. Boh, Uptime. uptime, dai, che mi mostra il tempo di. La data odierna. Cioè, il tempo, giusto? Uptime comma. Un today command, dai, today command. Un today command, public class today command, ibot command, implementami in interfaccia, facciamo un today help text show today. Sì, un today date in realtà, perché abbiamo detto che è solo la data. Quindi anche qua ho bisogno del client, quindi me lo vado a copiare, mi vado a copiare un po' di robe. Questo. Che vorrei. Creiamoci il costruttore. Poi. Poi vi faccio andare tranquilli a riposare. Client send message. Option. Oh no, client no, mi serve solo il testo. Che sarà un datetime.today.toString. E mi va più che bene. Così. Return task completed. Io l'ho fatto asincrono, l'ho fatto che ritorna task perché se devo farci qualcosa di asincrono, tipo una Certo. chiamata HTTP, me la Certo, fa. sì. Quindi in realtà, qua add commands, quindi in realtà qua farei anche. Poi in realtà c'è un modo più decente di farlo, add singleton. Vediamo. Today comma, perché si potrebbe usare reflection per andare a prendere tutti i tipi di questo assembly Ah, che ok. implementano i bot command e così la fondamentalmente resolve diventa automatico. Però Certo, vabbè, cioè, mi sembra certo, un po' in certo. questo, con due comandi è poca Cinque roba. Esatto. comandi è un po' limitato, cioè nel senso c'è poco utilità. Vedete, poi io qua ho il mio extension method. Guardate quanta roba va via adesso. Cioè anche qua, questa qua del proxy del client si potrebbe in realtà registrare in un extension method, extensions add class service collection extensions. Così vediamo se per caso public static add. Ok, iService collection add Twitch e nel mio program questa, in realtà questa va via. E
questo si deve risolvere. E quest'altra anche va via. Quindi stiamo delegando fondamentalmente la registrazione dei tipi a degli extension method che sono un pochino più parlanti. Quindi Ah, ok. io direi che qua facciamo services.add Twitch client. Vedete che comunque già sto diminuendo anche le righe di codice del mio entry point. In realtà adesso noi dovremmo avere due comandi, quindi io mi aspetto che io metto un breakpoint, sono fiducioso nell'execute a single command today, facciamo un run appena finito di compilare, scusate, non aveva finito di compilare, colpa mia, ha ragione, e li proviamo tutti e due. Ok, un attimo. Dai, qualcuno che lanci i comandi, dai. Qualcuno che lanci Come adesso del. dopo il trascorso? No, Ancora? un punto esclamativo. Esclamativo. Vai. Ok. Io lancio, vado fiducioso. Fantastico, ragazzi, funziona, funziona. Prima dato Sì, help. sì, sì. Fantastico. Funziona. Today, eccolo qua. Help, te l'ha dato Scaman. Ah, Scam mi aveva anticipato, eccolo lì, non l'avevo mica visto. Fatemi vedere se ho breakpoint ancora. Togliamoli tutti. Via, divertiamoci. Cioè, se io adesso gli dico today. Olè! Perfetto, grandissimo, grandissimo. Grande Fantastico. cosa. Ragazzi, ce l'abbiamo È fatta. ottimo così. Io direi che in realtà. Allora, facciamo una cosa al volo proprio. Al volo volo. Poi si pulirà tutto e in realtà rinominerò un attimo la console application e la solution per renderla fondamentalmente lemonbot e basta, invece che lemonbot.conso.app, ma questo ci penso io, è una cosa su cui devo lavorare un attimo sui file veri e propri. Però qua facciamo add some commands, add first commands, commit all, apriamo una consolina, facciamo un cd src live, git pull meno r per sicurezza. Io ormai uso quasi sempre la console. Andrea, lo facciamo in live il fatto di mettere pubblico il repo? Sì, dai, facciamo così, facciamo così. Allora, Sembra una cosa carina come idea. ragazzi, siamo su GitHub, il repo in questo momento è privato. Quindi abbiate pazienza. Esatto. Scusate, 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 scusate. Devo togliere l'app settings development. Passo un attimo in chatting, ragazzi. Devo, o Yes. se no vi do. Eh sì, eh. Il file va tolto assolutamente. Sì. Adesso poi. Your access token. Your channel name. E poi faccio. Poi mi basta rigenerarlo, Andrea. Mi basta rigenerare un altro access token, Devi giusto? allora, devi andare dove l'hai generato Sì? e fare il rebook. No, scusami, devi andare nel. Aspetta, te lo dico subito. Nei setting del canale Ok. c'è connections Ok. e dovresti avere sotto il Twitch chat o out token generator. Connection e Twitch out token generator. Me lo segno un attimo così poi lo Mi conviene farlo revochiamo. subito. Dici? Sì, appena stacchiamo, adesso fai. Sì. Tanto un attimo. Va Apri pure bene. il canale.
Ok, quindi ok, remove tokens, committa, sincronizza, sto sincronizzando il repository, adesso ritorniamo un attimo perché sennò avete i miei access token e non è il caso. No, Senza vero. offesa ragazzi, non per voi, ma ok. Ok. Make public understand. Va bene. Scusate, metto un attimo la password di Git da un'altra parte. Ok, dovrebbe essere pubblica. Quindi, se voi accedete a questo repository. Sì, hai ragione, Scamon. Infatti, la mia idea era quella di mettere un negitignore, cosa che non ho fatto. Ma mi sa che lo rimuoverò dal repository e lo ricreo e lo metto negitignore. Questo repository pubblica. Settings, ragazzi, da adesso è anche un template repository. Quindi se volete crearvi un repository partendo da questa, avete a disposizione la cosa. Probabilmente cambierà nei prossimi giorni, ve lo dico già. Un po' le nomenclature, soprattutto della console app e della solution, cambieranno. Si chiamerà Lemonbot, banalmente, che mi sembra anche più carino. E poi in realtà ci ragioniamo, nel senso Sì, che man mano. proviamo Esatto. Allora, io in realtà passiamo in chatting, che direi che facciamo un po' di saluti. Ringrazio Andrea per avermi fatto da supporto emotivo, grazie a te, e grazie a Zlight che si è unito alla chat di Discord e ci ha fatto compagnia. Grazie a tutti i ragazzi in chat perché siete stati tanti a seguire la live, a quello che ho visto, e mi ha fatto piacere, soprattutto che abbiate resistito più di 3 ore. Forcate il repository, contribuite se volete contribuire. L'obiettivo è quello di avere un entry point per avere un bot. E io penso che andrò live il 17, ancora non so con cosa, ma in realtà ho un paio di idee che accennavo prima ad Andrea di sfruttare questo periodo estivo streamando ogni tanto, non so ancora quando, quindi probabilmente troveremo un modo per rimanerci aggiornati, rimanere aggiornati, ma cercare di sviluppare qualche tool per interagire col canale. Da mettere poi su Azure, che sia il bot vero e proprio, il bot, che sia qualche tool di monitoring che mi dia un numero di utenti collegati, qualche statistica, insomma, qualche cosa, qualche dashboard o qualcosa, ma vedrò. Probabile che sia qualcosa che si baserà logicamente su .NET 5, quindi Blazor, Azure Function, Azure API, Azure App Service, un po' sul mondo Azure comunque. Anche giusto per provarlo, probabilmente farò qualcosa di F Sharp in questo periodo, non lo so ancora. E quindi intanto vi ringrazio. E Andrea, sei ingigantito, guarda, guarda che bello. Aspetta che ti rimpicciolisco un attimo perché Ingigantito, è la curiosità di F Sharp che mi rende ingigantito. incuriosisce anche me. Quindi ragazzi, grazie davvero a tutti. Buon venerdì sera, buon weekend. E adesso ti sei rimpicciolito, Andrea. Ma sono così, a media sono sempre grande uguale. Ok, grazie a tutti ragazzi. Alla Ciao a prossima. tutti, alla Ciao ciao. prossima. Ciao.